Benvenuti alla prima giornata di questa competizione. Tutti iniziano alla pari, un'espressione che calza alla perfezione in questo caso. Seppur per poco tempo, tradizione, blasoni, albodoro, storia, persino prestigio di una squadra diventano quasi irrilevanti. È la partita in cui tutti ripongono le proprie speranze per partire con il piede giusto. È da qui che si inizia a sognare. E allora spero proprio che abbiate spento i telefoni e vi siate messi comodi per leggere un nuovo capitolo del romanzo del calcio. Siamo in uno degli stadi più caldi del mondo e il pubblico stasera ce lo sta dimostrando. L'atmosfera, ragazzi, ve lo devo dire, è davvero elettrizzante. Partita già in corso di svolgimento. Napoli e Milan. Bella palla, attenta! Bella parata! Salva la sua porta! Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Hanno diversi colpitori di testa in area. In area si sgomita già, guarda Fabio, una palla... C'è il colpo di testa! Ha fallito una clamorosa occasione. È libero di creare pericolo. Ha la possibilità di andare verso la porta. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Elmas anticipa la traiettoria del pallone. Scampato pericolo. Ci prova con un pallone profondo. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Scodella in avanti. Osimhen a sinistra con il passaggio. Elmas prova a spingere sulla corsia di sinistra. Ha spazio per cercare il gol. Errore qui, pallone sprecato. È una buona occasione per trovare spazio. Resta in piedi e se ne va, di forza. Intervento difensivo molto solido qui, non si sono fatti superare dal suo estero. Elmas. Riceve bene Osimhen. Può venire, la può provare. Sarebbe stato un gol straordinario, peccato per la conclusione. Si era involato bene verso la porta sfruttando il corridoio centrale, ma non è riuscito a metterla dentro. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Adli. Suggerimento fuori misura. Bruttissimo fallo in aria. E adesso devono sperare nel miracolo e soprattutto affidarsi al portiere. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. Il giocatore si è trovato nella condizione di commettere fallo per evitare il gol. Poteva agire diversamente, ma forse, ma era una situazione disperata. Potrebbe essere il primo gol della partita. ...1-0, ci ha pensato lui! Ha mantenuto i nervi saldi, freddissimo. Qui il portiere non ci è andato nemmeno vicino. Veramente un ottimo rigore. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Riceve bene Osimhen. Ecco il tiro! Che parata! Certo, non un intervento di Rudin. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Il Milan al calcio di punizione. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Niente di fatto, azione interrotta.
prova a metterci il piede. Grande slalom, se ne va. Gestisce bene in difesa un cliente scomodo. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. La dà indietro per evitare grane. Elmas cerca il movimento dei suoi in profondità. Devono essere veloci per sfruttare la transizione. E passa! Cerca il tiro! Beh, questa è proprio una ciabattata, eh. Non è andata a finire come speravano, ma la fase di preparazione mi è piaciuta. Un ottimo contrattacco. Musa. Una bella giocata nello spazio. Pallone interessante, in verticale. Guadagna metri. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Prova a superare la difesa con un filtrante. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Loftus-Cheek. Gioca una palla lunga. Di Lorenzo. Rafael Leao. Occasione d'oro. Non riesce. Può colpire. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. E fa col... traversa! Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Riceve bene Osimhen. Sceglie di andare per vie verticali. Tocco preciso. Supera il diretto avversario. Elmas. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Gran prova di forza, palla recuperata. Il quarto uomo. Attenzione, grande chance. E Meret chiude la porta. Ha messo alla prova il portiere. Sta mettendo su un vero spettacolo tra i pali. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Due per la compagine avversaria. La allontana deciso. Ottima progressione, palla al piede. Ottima discesa sulla destra. Mario Rui. Il fischio dell'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo e a riposare. Le squadre sono già rientrate negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti che ci hanno regalato una sola rete messa a segno. Ma anche, devo dire, tante emozioni e spunti di conversazione. 1-0 il risultato. Si riprende tra non molto. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Cercheranno di rifarsi subito, gettandosi in avanti fin dai primi minuti del secondo tempo. Certo, questo è un atteggiamento che li espone a qualche rischio, al contropiede degli avversari, ma credo proprio che non abbiano altra scelta. Riceve palla da dietro. Se ne va. Traversone verso, prova il tiro! Finalizzazione decisamente infelice. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Una retroguardia di nuovo molto attenta. Passaggio prevedibile, ci vuole qualche idea più brillante. Loftus-Cheek. Vede lo scatto e cerca la profondità. Giroud. Cross verso il centro. Osimhen. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Calcio di punizione per il Napoli. Finisce sul referto dell'arbitro con un'ammonizione.
Osimhen decide di sfruttare la fascia. Riceve bene Osimhen. Da lì. Prova a darla profonda nello spazio. Qui può partire il contropiede. Si sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. Un intervento che ha evitato una catastrofe. Però dovrebbero anche preoccuparsi di quanto sono stati vulnerabili. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Pallone interessante, in verticale. Tiene palla con un bel gesto tecnico. Zielinski, vediamo se riescono a sfruttare questo contropiede. Non manca molto alla fine della partita. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. C'è spazio per... Occhio! E Meret chiude la porta. Gli lega la gioia del gol. Che parata! Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. E questo sono tre gli angoli della loro partita. Due per i rivali di oggi. Non prende rischi e l'allontana. Non perdono tempo. Spingono subito verso la metà campo avversaria. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Zielinski. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Osimhen. Serve ritmo e velocità per giocare subito in transizione. Cerca aiuto nella zona laterale. Questa potrebbe essere una delle loro ultime occasioni. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Possibilità di tiro. Musa è l'autore del fallo. Sostituzione per il Napoli. Numero 9. Numero 20. Lasciano il campo per... il numero 18, il numero 80. Che leggerezza! Devono stare più attenti. Era al posto giusto, un bell'anticipo. Simeone! E passa! Può tentare la conclusione. Palla vagante. E il palo salta al portiere! Splendido tentativo al volo. Ottima giocata. Si è coordinato bene e ha effettuato una buona conclusione. Rafael Leao se ne va. Pressing asfissiante, l'arbitro non fischia. Meritano gli applausi del pubblico per la loro fame di gol. Vogliono mettere il risultato al sicuro e non lasciare niente al caso. Sceglie di andare per vie verticali. Una bella giocata nello spazio. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Vede lo scatto e cerca la profondità. Libera il compagno meravigliosamente. Simeone. Provano a partire in velocità. Gaetano. Supera il diretto avversario. Gaetano. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Palla in avanti verso il compagno. Cercano la ripartenza rapida. Può essere veramente pericolosa. Se ne va. Ha spazio. Ci prova. E Meret chiude la porta. E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Grazie a lui la sua squadra è ancora in partita. Grande parata questa. Il gioco riprenderà dalla bandierina per il loro quarto corner. Due per gli avversari. Palla scaraventata via. Difesa molto distratta. Calcio di punizione per il Napoli. Un'ammonizione che non sorprende più di tanto. Il Milan ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Simeone. Da lì.
La recuperano immediatamente. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Prova a superare la difesa con un filtrante. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. Palla messa fuori, sarà tiro dalla bandierina. Bravo, qui il giudice di gara ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale l'ammonizione. La palla termina sul fondo per quello che sarà il loro quinto calcio d'angolo. Due per la compagine avversaria. Adli, traversone in arrivo. Prova a tirare. Si è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. E l'arbitro chiude qui la partita. C'è stato sicuramente anche un pizzico di sfortuna in questa sconfitta.